Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per questa operazione ti serve un filtro per l'aria. Lo trovi nella descrizione del video. Spegni l'auto, tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Adesso potrai facilmente accedere alla scatola dell'aria per cambiare il filtro. Usa una chiave a bussola e una bussola da 7 per togliere le 4 viti di fissaggio della flangia del filtro dell'aria. Poi rimuovi la flangia. Togli il filtro dell'aria. Prima di montare il filtro nuovo, è importante togliere le impurità rimaste nel compartimento del filtro. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Confronta il filtro vecchio con quello nuovo per assicurarti che siano uguali. Metti in posizione il nuovo filtro. Verifica che la linguetta del filtro sia ben inserita nella tacca della flangia. Riavvita le 4 viti di fissaggio della flangia. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.